signori, buon pomeriggio. Allora, anzitutto ringrazio ovviamente il dottor Massimo Brai e l'Istituto delle Enciclopedie Italiane che ci ospitano in questa bella sede di Studio Oliveriana della rivista dell'Ente Olivieri della Biblioteca dei Musei Oliveriani. Dirò ovviamente poco perché ci sono persone che più autorevolmente di me ne potranno parlare. L'Ente Olivieri è un ente culturale, una fondazione esistente in Pesaro, nato con varie vicissitudini più di 220 anni fa, ha una biblioteca da gestire, la gestisce con grande fatica per le difficoltà ovvie che oggi tutti gli enti culturali hanno, forse da noi ancora più accentuate, ma questa è una, potrebbe essere presunzione. Ecco, con questa rivista che è nata ben 63 anni fa, come poi verrà detto, l'intenzione è, attraverso lo studio e la ricerca, di sottolineare un patrimonio culturale e civile ordinato alla memoria. Questo è un po' lo scopo della biblioteca e dei musei oliveriani. Non siamo soli lungo questa strada, la rivista ha un nutrito comitato di studiosi di grande autorevolezza: Luciano Canfora, Remo Bodei, il compianto Mario Luni, eccetera. Abbiamo anche, si è stati un po' attenti a garantire una continuità generazionale, cioè in questo numero ci sono articoli di prestigiosi accademici e anche di più giovani studiosi. Voi sapete che di questi tempi, insomma, tante volte si parla di questa sorta di gap generazionale, siamo convinti che si debba cercare di far del nostro meglio, ovviamente, per superarlo. Praticamente ho già finito. Io ringrazio Pier Giorgio Parroni, che è il direttore scientifico della rivista, Guido Arbizzoni, Federico Condello e Marcello Di Bella, che ne sono i condirettori. Federico Condello doveva essere qui con noi, ma non c'è perché da Bologna ha una serie di inciampi accademici, mi ha scritto venerdì che non ce l'avrebbe fatta, e infatti così è. Ringrazio Massimo Brai, per il quale siamo debitori non solo per un saggio che ha pubblicato da noi, ma anche perché ci venne a trovare qualche anno fa nella sua funzione allora di ministro dei beni culturali e, diciamo così, poteva cavarsela con osservazioni cortesi ma convenzionali, e invece è entrato nel merito dell'importanza delle biblioteche, della cultura, dello studio, della ricerca, eccetera, eccetera. In conclusione, la ripresa di questa rivista, che è alla quarta serie, e sono serie che hanno avuto vicissitudini particolari, in parte sono anche narrate, l'Ente Olivieri, la Biblioteca e i Musei Oliveriani vogliono in qualche modo lanciare una sfida. Lasciatemi dire, in un'epoca spesso di grandi superficialità e di comunicazioni ultraveloci, questa sembra un po' per certi versi la cifra del momento, riportare all'attenzione la serietà e il rigore delle discipline umanistiche, oggi a volte bistrattate, ci sembra un contributo civile, ci sembra una piccola Kulturkampf, lasciatemi dire un po' presuntuosamente, che l'Ente Olivieri rivendica con forza per il bene della democrazia repubblicana. Grazie, io ho concluso. A questo punto, secondo l'ordine, il dottor Brai. Buongiorno a tutti. Devo dire che io ritrovo con piacere oggi l'Oliveriana e gli amici oliveriani, dopo, appunto, come è stato detto, la mia visita a Pesaro avvenuta nel 2013. L'occasione era il convegno dedicato al 220° anniversario della biblioteca e dei musei. Questa volta l'occasione è offerta dalla presentazione del primo volume della nuova serie, la quarta degli studi Oliveriana, che ospitiamo qui davvero con piacere e con interesse nella sede del nostro istituto. E sono io a ringraziarvi di essere qui perché, come dire, crediamo che questa rivista, come tutta la vostra attività, abbia un'importanza nel mondo culturale italiano. Vedremo dagli interventi quali sono i motivi, i campi di attenzione, ma credo che abbia
anche un'importanza maggiore se valutiamo la grande attenzione non solo nazionale ma internazionale che a questo lavoro così paziente e attento viene dato. Ci sono anche altri motivi per cui personalmente sono legato a questa vostra attività. Penso all'attività di Scevola Mariotti, presidente dell'istituzione nel 1953, insieme al redattore responsabile Italo Zicari, che allora era direttore, se non sbaglio, dell'Oliveriana. E si deve appunto a Scevola Mariotti l'intuizione e la volontà di creare quello che lui definiva un bollettino specializzato, che fosse organo delle attività della biblioteca e dei musei. Perché questa personale attenzione al lavoro di Scevola? Perché Scevola è stato un grande amico di questo istituto, è stato autore di alcune voci importanti, è stato autore di forse quello che più di tutti ha voluto un nostro impegno nel lavoro su alcuni classici che poi sono diventate enciclopedie. Ma dobbiamo a Scevola anche l'attenzione al lavoro che facevamo per mettere in piedi un patrimonio librario documentario che sarebbe diventato il nucleo della nostra biblioteca. Scevola è stato davvero un grande amico della Treccani, uno di quelle personalità silenziose e discrete che probabilmente dovremmo ricordare di più, che hanno fatto davvero la storia di questa istituzione. E quindi vorrei ricordare le parole che Scevola, in un passaggio della sua prefazione, proprio nel 1953, scrive e dice: «Per l'indubbia importanza del patrimonio culturale italiano inteso nel senso più largo, quello di Pesaro, dintorni, che spesso è mal noto o ignorato, non è parso ingiustificato all'ente Olivieri, amministratore della biblioteca e dei musei oliveriani, di iniziare, almeno in via di esperimento, la pubblicazione di un bollettino specializzato». E con questo stesso spirito, appunto, di valorizzare quella che è una cultura che può apparire locale, ma che invece è una cultura di valore nazionale, e quelli che sono studi di valore internazionale, che credo questa rivista e questo lavoro è sempre andato avanti. E credo che proprio in questo momento noi dobbiamo sottolineare il valore di questo patrimonio. Perché un patrimonio nazionale, avrebbe detto Scevola in alcune note conservate nel nostro consiglio scientifico, cito, che vanno curate, preservate per le generazioni presenti e future. Ed è proprio, aggiungo, partendo nel caso dell'Oliveriana da un nuovo allestimento per il museo archeologico, al momento ancora chiuso al pubblico, passando poi agli urgenti e necessari lavori di ristrutturazione e consolidamento della biblioteca, senza questi lavori, senza questa tutela di questo patrimonio, credo che sarà difficile continuare a conservare i libri, i codici e la memoria del nostro paese. Sarebbe quindi auspicabile che da una parte lo Stato, tutti noi, possiamo avere sempre più consapevolezza del valore di questi patrimoni. Perché, ci avrebbe detto ancora Scevola, dobbiamo provvedere al futuro conservando la nostra memoria, che è custodita nelle biblioteche, nei musei, negli archivi, nelle pagine di queste grandi nostre enciclopedie. E se perdessimo questi luoghi del sapere e i loro documenti, non ci potremmo più orientare nel tempo e nello spazio. Smarriremmo quella che è la nostra identità. Di identità e di memoria si parla molto. Se ne parla molto, ma la consapevolezza mi sembra ancora molto poca, altrimenti da parte dei ceti dirigenti di questo Paese si farebbe davvero di più per difendere una biblioteca, un archivio e le carte e le storie in essi conservate. Come è stato descritto nel suo ultimo libro da Umberto Eco, che oltre a essere un insigne studioso è stato con generosità anche un amico dell'Oliveriana, il fenomeno della società liquida e dei suoi sintomi si caratterizza troppo spesso per crisi e crollo delle ideologie, dei partiti, delle memorie, delle comunità in cui identificarsi. Enfasi dell'apparire e del soggettivismo. Paesi
che dalle grandi civiltà europee hanno tratto la loro storia, il loro presente e dovrebbero su essi costruire il loro futuro, si ritrovano troppo spesso a cancellare con il tratto di una matita queste storie. C'è un modo per sopravvivere, aggiunge ancora Eco, a questa liquidità? Ecco, siamo in una fase, credo, molto molto segnata dai cambiamenti. Credo che alcune cose però dovremmo avere certe. I nuovi strumenti non potranno sicuramente essere le nuove tecnologie senza un loro uso critico e consapevole, in quanto promettono di dare tutto a tutti con il minimo sforzo, alimentano l'illusione di una conoscenza fai da te, ma credo che sia difficile per un ragazzo avere quegli strumenti per saper distinguere. Era ancora Eco a parlare. Credo invece che solamente la cultura potrà salvarci e donare un nuovo senso di continuità in cui tutti potremo riconoscerci. Quell'identità, quella memoria così cara a Scevola Mariotti, così cara a un altro grande intellettuale come Italo Calvino, che nelle sue lezioni americane descrive il mito di Perseo e della Gorgone. Perseo è l'unico eroe capace di tagliare la testa alla Medusa, in quanto non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone, bensì sulla sua immagine, riflessa nello scudo di bronzo. Ecco, forse Calvino voleva significare con queste sue parole e dirci che dobbiamo davvero riflettere sulla capacità di distinguere una cultura di qualità da una cultura di quantità, e per far questo abbiamo bisogno di strumenti e di luoghi in cui conservare questi strumenti. Gli strumenti a cui pensava erano i libri. Ecco perché qui nella sede del nostro istituto siamo davvero molto contenti e orgogliosi di potervi ospitare. Ci piacerebbe in qualche modo venire incontro nelle forme che potremo al vostro lungo lavoro, che ci auguriamo ancora più lungo, sperando che possa avvicinare una nuova generazione. Personalmente sono anche contento che in questi mesi abbiamo potuto ospitare, come dire, una persona come Valeria, che è stata presso di voi e che oggi lavora qui da noi con davvero molto apprezzamento da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla. Segno che le scuole, le buone scuole, ancora hanno un significato e che il vostro lavoro non è e non sarà vano. Grazie. Dunque, questa rivista Studio Oliveriana rinasce con questo fascicolo appena uscito dopo con una lunga storia alle spalle. E poco fa sono state ricordate le parole con cui Scevola Mariotti inaugurava la rivista, presentava il fascicolo di esordio nel 1953. Un bollettino dedicato al patrimonio librario, documentario, archeologico, artistico oliveriano e a figure della tradizione pesarese in ambito letterario, artistico, storico, scientifico, al quale però si chiedeva di assolvere una sua funzione nel campo scientifico, sfuggendo alla genericità che in periodici di provincia va di rado d'accordo con la serietà. Ecco, la nuova serie che si inaugura fa proprio quel compito e quell'invito a un rigoroso vaglio scientifico dei contributi sottoposti a valutazione da parte di revisori, di un consiglio, di un comitato scientifico molto ampio e qualificato, ma allo stesso tempo propone, tenta anche un ampliamento del raggio d'azione, configurando in qualche modo l'ente Olivieri come un centro di ricerca, un luogo di riflessione intorno agli studi filologici, storici ed antichistici, e quindi anche aprendo gli studi oliveriana a contributi non direttamente riguardanti il proprio patrimonio, ma adesso collegati, come dire,
anche in via metaforica, come proposte di valore metodologico ed esemplare, da cui trarre più generali indicazioni e suggestioni potenzialmente riversabili verso lo studio scientifico di oggetti e documenti del proprio patrimonio, che non è solo bibliografico, ma rispecchia il gusto di quel collezionismo eclettico che era stato del suo fondatore. Ecco, un saggio della varietà del patrimonio oliveriano si può desumere dai contributi pubblicati in questo fascicolo, che direttamente lo riguardano e ne fanno uso. È sulla base di una dissertazione di Giovan Battista Passeri, uno dei più fervidi studiosi della lingua e dei monumenti etruschi del suo tempo, conservata nel manoscritto oliveriano 266, che Valentina Belfiore può proporre una ricostruzione complessiva e una migliore resa filologica delle iscrizioni etrusche della tomba dei Quenle di Montaperti. Si tratta di iscrizioni apposte su urne e olle di una tomba di famiglia scoperta nel 1728. I reperti sono andati ben presto dispersi e sono oggi per la gran parte perduti, ma la dissertazione del Passeri, composta a ridosso della scoperta ed edita dalla studiosa in appendice al suo contributo, che apre questo fascicolo di studi oliveriana, e questa dissertazione del Passeri e insieme le tavole del Museum Etruscum di Anton Francesco Gori permettono di offrire una lettura più attendibile delle iscrizioni rispetto a quella del Corpus Inscriptionum Etruscorum e di compiere alcune osservazioni di carattere morfologico ed etimologico. Un momento fortemente caratterizzante della cultura rinascimentale del Ducato d'Urbino è rappresentato dalla presenza di studiosi di punta nell'ambito delle scienze matematiche e fisiche. Il contributo di Martin Frank presenta un'articolata rassegna della scuola e del magistero di Guidobaldo del Monte, autore di fondamentali trattati di meccanica. Lo studio si fonda su una ricognizione di prima mano dei carteggi conservati in Oliveriana, che ha permesso di integrare le più note relazioni di Guidobaldo con i suoi più illustri corrispondenti, tra i quali anche Galileo Galilei e Cristoforo Clavio, con i più quotidiani rapporti con interlocutori e collaboratori stabilmente o occasionalmente presenti nel Ducato, di ciascuno dei quali l'autore redige concise ma esaustive schede biografiche. Una ricognizione preliminare che darà ambito a magari ulteriori ricerche più puntuali su ciascuno dei personaggi da qui individuati. Una giovane studiosa pesarese, in possesso peraltro di una solida istituzio, di una metodologia di lavoro raffinate di una vasta padronanza della bibliografia, Chiara Pallucchini, prende le mosse da un manico di coltello eburneo con la raffigurazione di Adamo ed Eva posseduto dalla Biblioteca Oliveriana per compiere una vasta ricognizione attraverso vari manufatti adesso assimilabili posseduti da vari musei europei. Sulla base di sottili confronti, l'autrice è in grado di attribuire il pezzo pesarese ad una bottega veneziana del terzo quarto del XIV secolo. Il saggio si conclude poi con considerazioni di carattere iconologico. La coppia dei progenitori del manico pesarese è da considerarsi un soggetto profano come rappresentazione del peccato della carne e della seduzione femminile. Temi di analogo carattere erotico ricorrono in oggetti profani, come appunto manici di coltello di uso non liturgico e impugnature di scriminatoi per capelli. Adriano Savio presenta sinteticamente la collezione numismatica della Biblioteca Oliveriana. Quindi
si è spaziato da patrimonio bibliografico, manoscritti, oggetti di arti minori, no? Il manico di coltello, una collezione numismatica che Adriano Savio definisce tale da far invidia a qualsiasi istituzione, sia per l'interesse storico, sia per il numero degli esemplari, che supera ampiamente i 10.000 pezzi. Il saggio ripercorre la storia della collezione a partire dal primo nucleo messo assieme da Annibale Olivieri attraverso le successive acquisizioni. La raccolta va da monete italiche primitive a monete di età moderna e comprende pezzi di grande rarità e di assoluto interesse storico. Alcuni dei pezzi più significativi sono poi dettagliatamente analizzati nella seconda parte del saggio. L'augurio con cui il saggio si conclude è che la collezione possa essere integralmente fotografata, risistemata in maniera da permetterne uno studio più rigoroso e sistematico. Una di quelle criticità, no, di cui si è fatto cenno poco fa. Altri contributi presenti in questo fascicolo sono di interesse più genericamente antiquario e si collocano in un rapporto, come dire, analogico con i materiali oliveriani e propongono comunque un campionario significativo dei modi di approccio ai documenti e di diversi ambiti dello studio di antichità. Molto rapidamente c'è un saggio di carattere così rigorosamente filologico, ortografico, insomma, no? La difesa, la opportunità che propone Simone Mollea di mantenere la forma Driades anziché Druides per il nome dei sacerdoti galli, che è testimoniata in alcuni manoscritti anche da Cicerone e di altri autori latini. Stefano Costa studia la modalità di riapparizione di esempi repubblicani, soprattutto Catone a Attilio Regolo, in età tardo-antica, quando in particolare in Ammiano Marcellino e nella Consolatio di Boezio, dove questi esempi sembrano aver perduto la loro peculiarità, la loro forza proprio esemplare, per un indebolimento, ritiene l'autore, dei paradigmi della tradizione classica in età tardo-antica. Voglio solo qui ricordare come poi questi personaggi riacquisteranno forse pienamente il loro valore esemplare in età umanistica e rinascimentale all'interno di cicli di uomini illustri, uno dei quali, per esempio, ora molto deteriorato, era anche in una sala del Palazzo Ducale di Urbino. Georgia Colovu presenta la figura di Eustazio de Tessalonica, l'unico grammatico ritenuto un santo. È un commentatore di Omero ed è anche autore di scritti teologici, che subito dopo la morte era stato venerato come un santo, nei confronti dei quali la Chiesa ortodossa ha aperto nel 1988 un processo di canonizzazione. Infine, la rivista contiene un paio di contributi che toccano, come dire, della vitalità e della persistenza di temi e modelli classici nella contemporaneità. È un saggio di Luciano Canfora che riflette sull'uso incerto e condizionato delle fonti storiche in uno dei romanzi mito della narrativa contemporanea, cioè Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Che si tratti di un Adriano improbabile, come recita il titolo del saggio di Canfora, sembra dimostrato in maniera impeccabile. Direi che resta forse da riflettere
sul margine di autonomia che il personaggio letterario, storico e non di fantasia, può rivendicare rispetto alla verità storica. È un fatto, peraltro, che la Jursenar accompagna il romanzo con un'ampia bibliografia, peraltro piuttosto approssimativa, a giudizio di Canfora, e che esibisce studi storici, lasciando così intendere di fondare le memorie sulla verità storica. Direi che c'è un Adriano improbabile, Canfora ritiene che ciò che la Jursenar scrive di Adriano meglio si adatterebbe a Marco Aurelio, però alla Jursenar serve parlare anche dell'Amasio di Adriano e quindi compie una serie di contaminazione tra riferimenti storici che riguardano i due personaggi. Ecco, direi che si propone un interrogativo che ha percorso tutta la storia della storia letteraria, da Aristotele fino appunto ai moderni. Ricordo per esempio gli interrogativi del Tasso intorno alla licenza del fingere, cioè al margine di libertà che può concedersi il poeta rispetto alla storia, o anche il paradosso ariostesco della poesia, della letteratura che può affermarsi rovesciando completamente la verità storica rispetto al racconto omerico che fa i greci vincitori e Penelope sposa fedele. Ariosto paradossalmente scrive: se tu vuoi che il ver non ti sia ascoso, tutto al contrario la storia converti, che i greci rotti e che Troia vittrice e che Penelopea fu meretrice. E infine c'è un saggio di Anna Foca che è dedicato alla filmografia di uno dei miti del cinema contemporaneo, Woody Allen, e dimostra come il regista recuperi la sostanza mitica del dramma antico come archetipi convalidati dalla psicanalisi secondo modelli freudiani e junghiani. È noto lo scambio epistolare tra i due fondatori della psicanalisi proprio al riguardo della scoperta della metodologia, ma abbia anche ben presenti forme e strutture sceniche del dramma antico. L'analisi riguarda in particolare il film che in italiano è uscito con il titolo La Dea dell'Amore, nel quale i personaggi della vicenda moderna, che prevede una complessa situazione di adozione e di ricerca della vera madre, si intrecciano ed interferiscono con gli attori del dramma che si sta recitando nel teatro greco di Siracusa e di Porè. L'autrice documenta finemente come la memoria del dramma antico entri in rapporto dialettico e conflittuale con la situazione moderna, come insomma modelli classici possano contribuire ad arricchire in profondità anche esiti dell'arte per eccellenza moderna come il cinema. Ecco, questo rapidamente è un percorso attraverso i saggi che compongono la prima parte del fascicolo. Si conclude con un ricordo di Italo Mariotti, pesarese che ha insegnato a Friburgo, a Urbino, a Bologna, che è una presenza importante insomma, no, nella cultura pesarese, insieme al fratello Scevola, di cui si è fatto memoria poco fa, recentemente scomparso. L'ultima parte del volume contiene gli atti di quegli incontri che sono stati fatti in occasione dei 220 anniversario insomma, della fondazione della Biblioteca Oliveriana. Ci sono stati interventi importanti, l'intervento di Massimo Brai, a cui si è fatto cenno poco fa, interventi di Stefano Serrai, di Bodei, eccetera, e sono contenuti in questa seconda parte che costituisce una ripresa in qualche modo di quello che era quel notiziario oliveriano che fin dalla fondazione
corredava, no, concludeva i vari fascicoli della rivista. Una sezione che penso che dovrà rimanere vitale anche in futuro, potranno esserci occasioni come queste, oppure potranno esserci più semplicemente notizie sui lavori che si stanno compiendo in Oliveriana. Vi ringrazio. Ringrazio Guido Arbizzoni per questa interessante disamina che dà un'idea delle tante cose presenti in questa rivista, e adesso la parola a Marcello Di Bella, al quale dobbiamo un ringraziamento particolare perché questa rivista è, per così dire, rinata. Come sapete, è una rivista che ormai ha 63 anni, ma questa quarta serie, quando Marcello Di Bella era nostro direttore fino a un anno e mezzo fa, diciamo, ecco, l'ha tenacemente voluta, e ovviamente è stato un suo grande merito che abbiamo assecondato, come era logico fare. A lui la parola. Grazie di questa presentazione da parte del presidente dell'Oliveriana. Tanto devo premettere una cosa come giustificazione: io non sono né filologo né storico, ho diretto istituzioni culturali, tra le quali l'Oliveriana, con la quale si può dire ho concluso la mia carriera pubblica di, si diceva una volta, operatore culturale. E una cosa che osservavo, occupandomi appunto dell'Oliveriana, era il grande uso da parte di studenti e studiosi, e non solo pesaresi, di Studio Oliveriana, dei vari numeri di Studio Oliveriana. E quindi questo era tanto il primo avvertimento. No? Questo avvertimento, corredato anche da altre esperienze, mi spinse a valutare la necessità di riprendere quella pubblicazione, di riprenderla con criteri magari lievemente diversi, seppure sulla scia del, come dire, mandato di Scevola Mariotti. Perché Scevola Mariotti, io insisto più su un'altra parte, diceva sì, il bollettino diciamo di questa biblioteca museo, ma anche di qualcosa che non si limitasse strettamente all'ambito oliveriano. Ora qui la questione è molto complicata, perché mettere insieme l'elemento locale con l'elemento, diciamo, di interesse universale è molto difficile. L'ideale, la quadratura del cerchio, sarebbe qualcosa che ha sempre un carattere glocale, si diceva, no? Cioè che è locale ma nello stesso tempo di interesse generale. Però questo, insomma, dipende dalle circostanze, dagli uomini, dalle cose. Intanto far rinascere questa rivista, a mio giudizio, significava, e qui devo ringraziare, purtroppo non è qui con noi, Federico Condello, che ci ha aiutato nel mettere insieme un comitato scientifico di notevole rilievo, e qui vedo in sala degli autorevoli rappresentanti di questo comitato scientifico. E l'altra cosa era realizzare uno strumento utile anche per la ricerca, per i ricercatori, per i giovani che volessero pubblicare qualcosa. Il fatto di pubblicare secondo i criteri dell'ANVUR, cioè di quell'organismo che dovrebbe garantire la scientificità degli studi, io poi non entro nel merito, ma insomma questo è come dire un ideale, se volete teleologico, no? cui ispirarsi. Allora, già è stato detto parecchio sulla varietà dei contributi. Sono contributi di ordine locale, di ordine non locale, afferenti a varie discipline, quindi non sto a ripetere questo. Io invece parlo un po' di più della parte che ho un po' seguito, come i due convegni di cui qui si dà in qualche modo, non ci sono proprio gli atti, ma
cioè, come dire, un estratto, i due convegni che furono realizzati in occasione del 220esimo dell'apertura al pubblico dell'Oliveriana. E al primo di questi convegni, che è proprio quello realizzato nel 220esimo dell'Oliveriana, partecipò proprio il professor Brai, e devo dire, non solo con un contributo che qui è riportato, ma la cosa notevole, e mi permetta di sottolinearlo, è che non solo per la prima volta un ministro visitava un'istituzione culturale periferica, ma come la nostra, o comunque nessuno era stato in quella istituzione culturale, ma poi la visitò, diciamo, con spirito analitico, percorrendola dai seminterrati fino alle soffitte e fotografando qua e là, diciamo, elementi che probabilmente interessano, insomma, la sua qualità di studioso. E quindi questo, insomma, è già un fatto di notevole rilievo. Questi due convegni, peraltro, riflettono lo spirito, in parte, credo, che era proprio di una manifestazione che organizzai tra il 2010 e il 2011, che era una sorta di festival della filologia, la cosa è un po' un ossimoro, ma insomma, comunque, si chiamava Salone della Parola. Ed era l'idea di dare un'idea della filologia nel senso più ampio del termine, dove potessero rientrare contributi non solo di filologici in senso stretto, ma di linguistica, di filosofia del linguaggio, di storia, di estetica, di critica letteraria, eccetera, eccetera. E questi due convegni hanno in qualche modo riflettono questo spirito, e soprattutto riflettono un aspetto, come dire, di riflessione più sul filosofico filologico, no? Intorno alla natura, ne parlava proprio il professor Brai, delle istituzioni culturali cosiddette della memoria, cioè le biblioteche, i musei. Ma allora a che cosa servono oggi? Cioè, la questione è una questione di senso, può riguardare sia questa stessa rivista sia in generale le istituzioni che si occupano di questa materia, raccogliendo i materiali, no, proprio della tradizione culturale. E voglio solo citare, io ho fatto un sunto dei temi, degli interventi poi non pubblicati, ma ce ne sono alcuni che rivestono ancora oggi, insomma, nella loro sinteticità, un certo interesse, perché insomma l'intervento di Remo Bodei dal titolo La gratuità del sapere mi sembra molto pertinente. Cioè, dice Bodei, ma non la faccio lunga, dice: la distorsione dell'immagine, cioè dice, la cultura si è detto non serve a niente e non dà pane. La distorsione dell'immagine del sapere è sostanzialmente dovuta alla convinzione che utile sia soltanto quello orientato al profitto e all'ottenimento di risultati pratici immediati, mentre è vero che è proprio la ricerca pura di base, eccetera, eccetera, che dà poi anche dei risultati sul piano pratico, sul piano economico, sul piano operativo. Questo per dire, questo è un contributo, se volete, no, oggi ormai dovrebbe essere acquisito, non lo è nella prassi, se mi è permesso dire. E un altro molto, molto polemico, cioè polemico, critico, insomma, è quello di Mario Perniola. Si intitola Biblioclastia, dai roghi cinesi del 213 a.C. all'attuale misologia italiana. Io penso che basti già solo questo titolo per, diciamo, descrivere di che si tratti. Dico solo che alla fine dice: nulla rassicura di più i fautori della comunicazione, dell'effimero, del presentismo, che la mancanza di qualsiasi qualità, specie se accompagnata da qualche successo. È riprova che studiare non serve a niente e che i primi della classe sono gli ultimi della vita.
chi fa il nulla dietro di sé, il nulla davanti a sé. In altre parole, se si vuole costruire davvero il futuro, bisogna nello stesso tempo ripensare il passato. E questa è appunto una perorazione del valore di queste istituzioni della memoria, delle biblioteche innanzitutto, dove i libri di norma non sono bruciati, non sono incendiati, non sono bruciati. Ecco, di norma lo possono essere metaforicamente, però non. Da ultimo, ecco un altro biblioteconomo di grande rilievo come Alfredo Serai, su posizioni sempre anche lui molto critiche, che è intervenuto, dice: se nessuno, scusate, porrebbe in discussione in base a critiche e valutazioni economiche l'esistenza e il funzionamento dei musei artistici o non, altrettanto andrebbe fatto per le biblioteche e per i loro contenitori o vasi antichi, qualora ci siano, che rappresentano un patrimonio di testimonianze di bellezza oggettuale di cui la civiltà non può fare a meno, sempre che non abbia deciso di rinnegarsi e di ripudiare le proprie origini e la propria storia. Cioè, in breve, il volume, diciamo, è aperto, diciamo, è un'ouverture. La piega che assumerà dipenderà dagli accadimenti, dai contributi che potranno pervenire o non pervenire. Le dosature, a mio giudizio, naturalmente, tra il locale e il non locale, dipenderanno oggettivamente dai fatti, cioè se ci sono molti contributi locali, glocali, benissimo. Se non ce ne sono, non vedo nulla di male a che una nuova rivista con un comitato scientifico di così ampia rappresentanza culturale e scientifica non ospiti, diciamo, non sia, in poche parole, questa non sia anche una rivista di filologia, di storia, diciamo, di scienze umane, di ordine generale. Non ce ne sono poi tante, poi credo che potrete dirlo voi meglio di me, non sono tempi felici per far nascere una rivista specie di questa natura, specie partendo da una situazione periferica. Noi siamo non dico in un paese, ma insomma, cioè, Pisa non è la capitale, è una civilissima città della provincia italiana, ma è ancora più difficile, però con grandi tradizioni, quelle tradizioni che riposano anche sul fatto che sia esistita una istituzione che si deve a un nobile illuminato, per qualcuno non illuminato, e che si chiamava Annibale Olivieri. Grazie. Allora, a questo punto la parola al... A questo punto la parola a Pier Giorgio Parroni, che della rivista è il direttore. Innanzitutto permettetemi di aggiungere i miei ringraziamenti a quelli di Riccardo, all'Enciclopedia Italiana nella persona di Massimo Brai, di ringraziare gli intervenuti, tra cui ci sono illustri e cari amici e colleghi di un tempo, e c'è anche un ex allievo molto bravo che adesso so che lavora qui all'Enciclopedia. Dunque, il mio intervento riguarda la storia remota di questa rivista. Naturalmente ne farò un resoconto succinto, e per dare un'idea di quale tradizione c'è alle spalle. Il primo numero, come ha già ricordato Massimo Brai, ebbe vita la prima volta nel 1953. E in questo volume Mariotti dice che appunto vuole un bollettino che sfugga
al pericolo della genericità che in periodici di provincia va di rado d'accordo con la serietà. Ora, i primi due contributi di rilievo di questo primo numero sono quelli di Marcello Zicari sull'Oliveriano 1167 di Catullo e di Salvatore Caponetto sulla storia dell'Inquisizione in Italia. Marcello Zicari, noto specialista di Catullo, diventerà qualche anno dopo professore di letteratura latina all'Università di Urbino, mentre Salvatore Caponetto, allora docente nel liceo pesarese, finirà la sua carriera all'Università di Firenze come professore di storia moderna. Quello che con tipico gusto riduttivo Mariotti definiva un numero in via d'esperimento era invece destinato a dare l'avvio a una serie di contributi che via via arricchirono i successivi volumi. Già nel secondo volume spicca un articolo di Alessandro Perosa che pubblica un Carme inedito di Poliziano presente nell'Oliveriano 1517, mentre Luigi Firpo sottolinea l'importanza quale riformatore sociale e consigliere politico del pesarese Ludovico Agostini, vissuto fra il 1536 e il 1612, di cui si occupò Firpo subito dopo in un volume di La Terza del 1957 e per suo conto trascrisse dal manoscritto oliveriano 191 l'opera più importante dell'Agostini, Le giornate soriane, in vista dell'edizione che trovò compimento postumo solo nel 2004 presso la Salerno Editrice per iniziativa della vedova Laura Salvetti. Le giornate soriane prendono nome da un quartiere di Pesaro che oggi come allora si chiama Soria. Qui sorgevano alcune ville di cui sopravvive la più cospicua, l'Imperiale, affrescata da Gerolamo Genga. Erano luoghi di frequente soggiorno di Guidobaldo II, di cui l'Agostini era amico. Col suo libro l'Agostini ricostruisce un quadro quanto mai interessante di una società cortigiana dedita ai piaceri e ai divertimenti in un locus amenus, una zona collinare affacciata sull'Adriatico. In questo secondo volume già abbiamo un contributo straniero, quello di Stravos Paximadopoulos, sui rapporti fra Grecia bizantina e Pesaro nei secoli XV e XVI. Non è qui possibile dare conto dei singoli volumi che con cadenza annuale, talvolta biennale, si susseguirono fino al volume 19-20 del 71-72, ma a uno sguardo d'insieme appare la notevole varietà dei temi trattati, specchio e testimonianza della ricchezza del patrimonio bibliografico, archeologico, artistico, epigrafico, antiquario dell'istituzione oliveriana. Si spazia dall'età arcaica all'Ottocento con una serie di contributi di rilievo. Un pezzo importante dei musei è la famosa iscrizione bilingue etrusco-latina che attirò l'attenzione di Giovanni Forni. Tornando sull'argomento Italo Zicari, di cui è stata ricordata l'importanza come redattore della rivista e è stato direttore per 25 anni dell'Oliveriana, Zicari dunque affacciò l'ipotesi ben documentata che non si trattasse in realtà di una bilingue ma di un'iscrizione etrusca riutilizzata in epoca romana. La nuova interpretazione riaccese un dibattito fra storici ed etruscologi
su una questione che sembrava pacifica. Per l'età arcaica sono da segnalare anche i contributi che riguardano la civiltà di Novilara e la controversa interpretazione delle due stele del VII-VI secolo a.C. Ancora da segnalare un contributo di Margherita Guarducci su un'epigrafe greca cristiana detta della Celeste Anna. L'umanesimo è presente con contributi sulla figura dell'umanista pesarese Pandolfo Collenuccio, che sospettato di tradimento fu proditoriamente trucidato da Giovanni Sforza. Di lui si sono occupati Claudio Varese in un ampio e documentato saggio e Italo Zicari, che pubblicò da un codice vaticano l'orazione latina inedita pronunciato dal celebre umanista in occasione delle nozze di Costanzo Sforza con Camilla d'Aragona. Altro prezioso contributo è quello provocato dal completamento dell'edizione del De Claris Iuris Consultis di Tommaso di Plovatazio, intrapresa nel 1919 da Hermann Kantorowicz e Fritz Schulz e compiuta nel 1968 da Giuseppe Rabotti. Si tratta di un'opera di grande importanza per la storia del diritto ed è conservata in un Codex Unicus presente appunto all'Oliveriana. Italo Zicari collazionò di nuovo per suo conto il manoscritto, emendando centinaia di luoghi delle edizioni a stampa. Neppure Scevola Mariotti si sottrasse all'impegno di collaborare alla rivista da lui fondata. Vi compare infatti in redazione italiana la voce Pisaurus, pubblicata in tedesco nella Reale Enciclopedia, che fa da pendant alla voce Pisaurum di Italo Zicari, anch'essa apparsa in traduzione tedesca nella stessa sede. Per venire ai tempi moderni, di notevole utilità il catalogo del Fondo Comunale Mamiani, ad opera di Italo Zicari, un lavoro che ha dato l'avvio a nuove ricerche sulla figura di Terenzio Mamiani. La prima serie si conclude, come si è detto, col volume 1920 del 71-72, in coincidenza con la morte di Italo Zicari. Nel congedo Mariotti, nel rievocarne la figura, motiva la decisione di sospendere la pubblicazione della rivista per l'insostituibile ruolo ricoperto fino allora dallo Zicari. Il volume è corredato da indici delle annate 1-20. Gli studi Oliveriana tacquero per circa un decennio. Il primo numero della nuova serie vide infatti la luce nel 1981. Mariotti, nella premessa, mostra la sua soddisfazione per la ripresa e ringrazia per il sostegno l'amico Antonio Brancati, nuovo direttore dell'Oliveriana, che da questo momento assumerà anche la condirezione della rivista. Il primo volume, come già era occasionalmente avvenuto nella prima serie, ebbe carattere monografico. Giuseppe Vecchi vi pubblicò infatti una favola pastorale, L'ilaro cosmo di Ignazio Bracci, messa in musica da Pietro Pace in occasione delle feste urbinati e pesaresi per le nozze di Federico Feltrio della Rovere con Claudia, sorella di Cosimo II, celebrate nella primavera del 1621. Il tempo a disposizione non mi consente di render conto dettagliatamente degli altri volumi che, sull'esempio della prima serie, contengono contributi di rilievo. Un posto privilegiato in questa serie occupano i due volumi doppi 15-18 che contengono gli atti del convegno sulle Livieri, tenutosi a Pesaro il 27 e 28 settembre del 94, col concorso di storici, storici dell'arte, archeologi, epigrafisti, numismatici, filologi, che hanno messo a fuoco da varie angolazioni la personalità del grande erudito settecentesco. L'Ottocento è rappresentato da un volume ancora interamente dedicato a Mamiani, mentre il Novecento da interventi commemorativi nel centenario della nascita del pesarese Augusto Agabiti, che, come dice Mariotti,
nel primo Novecento fu uno dei maggiori esponenti in Italia delle dottrine teosofiche allora in voga. Tra i vari contributi spicca quello di Walter Binni. Con una serie di contributi è anche rievocata la figura del drammaturgo pesarese Ercole Luigi Morselli. L'ultimo volume contiene tra l'altro un pregevole studio di Luigi Beschi sul celebre idolino di Pesaro, ora al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. La pregevole statua bronzea di epoca romana rinvenuta a Pesaro fu portata a Firenze nel 1630 come dono di Francesco Maria II della Rovere per le nozze della nipote Vittoria con Ferdinando II de' Medici. Il destino a volte si diverte a giocare crudelmente con i numeri. Anche questa seconda serie si conclude infatti col volume 20° del 2000 e anche questa volta per una circostanza luttuosa, la morte di Scevola Mariotti. Questa volta la pubblicazione degli studi Oliveriana non si interruppe grazie ad Antonio Brancati, che chiamò immediatamente a raccolta Guido Orbizzoni e me perché insieme a lui dessimo vita alla terza serie. Il primo numero del 2001-2002 contiene l'edizione dall'Oliveriano 1942 di una traduzione in volgare dell'epistolario di Angelo Clareno, un francescano vissuto tra il XIII e XIV secolo, le cui posizioni pauperistiche e ascetiche trovarono l'opposizione delle autorità ecclesiastiche e del Papa. Ricco di contributi anche il successivo volume del 2003-2004, che si apre con un importante studio di Mareva Cardone sul Lucus Pisaurensis e contiene tra l'altro pregevoli saggi di Francesco Vittorio Lombardi sull'erudito seicentesco Giovan Battista Almerici e di Maria Augusta Timpanaro Morelli sul minore conventuale e inquisitore pesarese Antonio Benoffi. Il volume del 2005-2006 è ugualmente ricco e vario, di particolare rilievo il saggio di Alessandra Corradini che, coadiuvata da Mareva Cardone, ricostruisce sulla base di documenti inediti l'originaria collocazione delle epigrafi prima del trasferimento della biblioteca da Palazzo Olivieri, oggi sede del Conservatorio di Musica Gioachino Rossini, all'attuale Palazzo Almerici. Il volume 7-8 degli anni 2007-2008 infine contiene un nutrito saggio di Brancati sull'arte tipografica a Pesaro tra 800 e 900. Anche se il tempo non mi consente di dire di più, credo che da questa rapida rassegna ci si possa fare un'idea di quale miniera inesauribile di studi e ricerche siano l'Oliveriana e il suo museo, e come fino dai suoi inizi la rivista, secondo le intenzioni del suo fondatore, abbia valicato i confini dell'erudizione locale, dimostrando come si possa, quando se ne abbiano le forze e la capacità, inserire il dato locale nel quadro più vasto della cultura nazionale ed europea. Col 2008 si interrompe la terza serie degli studi, per fortuna questa volta non in coincidenza di un lutto, ma per il ritiro di Brancati e per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Al nuovo Consiglio, presieduto da Riccardo Paolo Guccioni, e al nuovo direttore, ormai non più, Marcello Di Bella, non è naturalmente sfuggita l'importanza di riprendere la pubblicazione degli studi, di cui oggi appunto è stato presentato il primo numero della quarta serie, che prosegue con qualche innovazione nello spirito delle tre serie precedenti. Grazie a tutti. Bene, se non ci sono interventi, io intanto ringrazio Guido Orbizzoni, Marcello Di Bella e Pier Giorgio Parroni e naturalmente Massimo Brai per questa cortesissima ospitalità. Speriamo di avere fra tempi ragionevolmente brevi, non brevissimi perché la costruzione complicata insomma,
di una rivista come questa un altro numero e magari vi chiederemo di nuovo ospitalità. Grazie a tutti.